Lasciare ci sono. Davanti, allora, questa è la prima tribuna politica di quando Berlinguer diventa segretario. Qui c'è un socialdemocratico dell'Umanità, il giornale dei socialdemocratici di allora, che dà, gli fa una domanda e gli fa una serie di provocazioni. E Berlinguer risponde e dice una serie di cose. Primo, in quale, la cosa più importante, in quale ambito lui rimane fedele e fino a quando rimane fedele al sistema democratico borghese, cioè accetta le condizioni pattuite dentro la resistenza e quindi con la carta costituzionale. E questo è un discorso importante perché il PC viene sempre stato giudicato un calabraghe rispetto alla repressione, rispetto a tutta una serie di cose. E qui fa un discorso molto preciso e ridicolizza il socialdemocratico piuttosto elegantemente e in modo piuttosto. Sì. Il contributo che qui ci ha dato alla riflessione di un altro volute, vorrei chiedere come spiega che quando non c'è i socialdemocratici postarono per tutti le politiche di politica concreta, che chiedeva case, scuole, ospedali, le pensioni alle quali lei poteva accennare, l'onorevole Togliatti chiamava i socialdemocratici con disprezzo del comunismo. Mentre invece oggi, quando ci sempre si paura, si può dire, della politica del mondo. Quindi secondo lei i comunisti oggi sono finalmente convinti della validità della tesi socialdemocratica, che le vere riforme si fanno, le vere rivoluzioni si fanno attraverso la Noi riteniamo che in un paese come l'Italia le riforme di struttura che il livello di raffinatezza del ragionamento è anche bello da ascoltare. Lui dice sostanzialmente questo. Prima, però verrà pubblicato su Iskra. Allora, si può allora il problema di base, dice, caro socialdemocratico, partiamo dall'ultima considerazione che tu hai fatto. Se c'è qualcuno che può parlare di rivoluzione, possono essere solo i comunisti, perché i socialdemocratici di rivoluzioni non ne hanno mai fatte. Poi noi parliamo di riforme in senso di cambiamento strutturale della società, cioè di riforme tali che modificano i rapporti di forza tra le classi sociali a favore dei lavoratori. Cioè certamente a me delle riforme che proponi tu, che non cambiano i rapporti di forza delle classi, almeno non sappiamo cosa farcene, non sono quelle le riforme che intendiamo, perché lui parla proprio dei mutamenti di rapporti tra le classi, e questo è l'elemento principe. Poi lui viene attaccato sotto l'aspetto, appunto, dice: ah, ma allora voi siete, volete prendere come al solito il potere con la violenza perché voi siete dei leninisti, e lui risponde:
garbatamente ma in modo deciso, dice: noi fino a quando, e siamo nel 72, c'era già stata Piazza Fontana, tutta una serie di stragi, ecco, fino a quando la borghesia, no, non dà un'impronta in senso fascista a tutto lo Stato, cioè quindi modifica lo Stato e lo Stato democratico, noi rimaniamo nel patto costituzionale e siamo i più rispettosi di questo patto costituzionale. Non c'è un'azione, dice, che i comunisti può essere rimproverata nel non rispetto di questo accordo che c'è stato, no, durante la resistenza. Però è chiaro che se voi travalicate, noi useremo tutta la forza del nostro partito per rispondere a questo tipo di provocazione, e quindi vuol dire rifaremo ciò che abbiamo fatto nella resistenza, con rispetto, in modo molto chiaro. Ed è questo perché? Perché i comunisti capiscono il senso e il significato anche del valore della democrazia borghese o della democrazia conquistata, come in Italia, che era una democrazia molto più avanzata rispetto ad altri, perché appunto non è, era stato costituzionalizzato che era il lavoro l'elemento centrale della società e quindi i lavoratori e non la proprietà privata. Questa cosa è stata messa poi ribadita con l'articolo 41, 42, 43 della Costituzione, dove si dice che l'impresa deve svolgere una funzione sociale, se non la svolge può essere nazionalizzata e data in gestione dei lavoratori, quindi creare anche altre forme. Quindi per il nostro Stato questa mediazione è stato un punto avanzato, essendo una Costituzione in divenire, è chiaro che lo sbocco che aveva era quello socialista, e lui lo sapeva e lavorava in quella direzione lì. E quindi questa cosa della risposta alla violenza fascista, lui l'aveva detta a chiare lettere, quindi delle risposte reazionarie. Sulla questione di cosa intendeva le riforme, come bisogna concepirle, come rapporti di forza tra le classi che vanno modificati e quindi a favore dei lavoratori, questo è stato chiarissimo. E questa qui invece è un'accusa che veniva continuamente. Poi più avanti ce n'è un altro, forse magari quello. Qual è quello sulla Fiat? Ah, quello. Quale vuoi vedere, Andrea? Quello, se c'è quello sulla NATO. È l'ultimo, sì, di mezzo ci sono.